Ricordo che passavo tante delle mie estati lì alla peschiera borbonica che si trova ai piedi della nave di pietra. La nave di pietra, così per chi non lo sapesse, è una bizzarra costruzione, così la definì Léon Dufourny sul suo diario, quando alla fine del Settecento era a Palermo a finire i lavori dell'orto botanico. Ed era un locale adibito a scuola nautica, fondato da Monsignor Gene di Trabia intorno al 1792, è stato il primo istituto nautico della Sicilia. La cosa particolare e curiosa era quella che gli unici allievi che potevano accedere alla scuola nautica dovevano essere orfani decaduti dispersi in mare. Quindi questa è una cosa molto particolare, è ancora ben visibile, ha un rostro metallico che rappresenta, diciamo, una prua della nave, e sul terrazzo, dove adesso vediamo dei pergolati piuttosto della biancheria stesa, c'erano la riproduzione degli alberi con le sartie dove gli allievi praticamente si esercitavano nelle attività marinaresche.